benvenuti al primo dei nostri incontri che incrociano due iniziative. Una è un'iniziativa didattica, vuol dire corso di semiotica della cultura, prevalentemente per gli studenti della laurea magistrale in comunicazione e cultura dei media. Questa iniziativa didattica ne incrocia un'altra che invece è più di ricerca, che si indirizza ai nostri dottorandi e giovani ricercatori in semiotica. È un ciclo di seminari che noi organizziamo tutti gli anni, che si intitola Incontri sul senso, dove discutiamo di un tema in particolare ogni anno. Noi avremo dunque delle lezioni durante le quali io li introdurrò alla semiotica della cultura e avremo invece degli interventi più puntuali, questo mio il primo, poi altri ricercatori più o meno esperti, durante i quali tratteremo un tema in particolare. Il tema che tratteremo quest'anno è quello dell'aspettualità. Vorrei darvi una idea intuitiva di quali siano gli argomenti che tratteremo all'interno di questo quadro tematico. Vorrei che vi concentraste su questa immagine, un'immagine digitale che riproduce un dipinto di Jean Béraud circa nel 1900, che si intitola in inglese Waiting, l'attesa o aspettando. Allora, oggi non vi parlerò del tema dell'aspettualità, ma vi parlerò anche di un tema che ci interessa tutti, vale a dire l'attesa. Prima che la lezione iniziasse, voi attendevate in silenzio, io cominciassi a parlare. Al tempo stesso io attendevo che tutto l'armamentario necessario per questa presentazione, per questo seminario, fosse pronto. Il dottor Mattia Thibault attendeva me, attendeva le mie condizioni di lavoro per cominciare queste riprese. Tutti aspettavamo qualcosa, eppure non tutti ovviamente l'aspettavamo nello stesso modo. Ci sono delle piccole differenze nelle nostre condizioni di attesa. Ma l'attesa è qualcosa che caratterizza inesorabilmente la psicologia umana, ma la nostra sfida sarà quella di cercare di capire se vi siano anche delle culture dell'attesa. Per esempio, di capire se un giovane studente universitario oggi attenta il proprio futuro in Italia e si rappresenti il proprio futuro in questa attesa nello stesso modo in cui poteva farlo uno studente degli anni 60 in Italia, nello stesso modo in cui può farlo uno studente cinese o uno studente sudamericano o uno studente africano. Ci sono cioè delle qualità psicologiche dell'attesa, ma ci sono anche diversi modi di rappresentare queste qualità psicologiche. Il discorso, ad esempio, può essere un discorso verbale, ma può essere anche un discorso visivo. In questa immagine che rappresenta un'attesa in Rue de Chateaubriand, il titolo verbale è volutamente ambiguo. Non sappiamo chi stia aspettando chi. Scorgiamo due personaggi, due attori, come direbbe la semiotica di Grimas. Ne vediamo uno nel primo piano dell'immagine, un personaggio femminile, nella parte sinistra della tela, e poi scorgiamo in lontananza un personaggio che probabilmente, dai vestiti che indossa, è un uomo. Ecco, la semiotica dovrebbe abituarvi a cogliere il fatto che il modo in cui questo dipinto, tecnicamente lo chiamiamo un testo visivo, rappresenta questi due personaggi
personaggi influenza, condiziona anche il modo in cui noi dobbiamo percepire l'attesa di cui parla il titolo di questa tela. Siamo noi portati di fronte a questa tela a credere che sia la donna ad aspettare l'uomo, oppure che invece sia l'uomo ad aspettare la donna? Che cosa ne pensate? Sì, in realtà è il personaggio femminile che attende quello maschile, perché dovremmo pensare che sia questo personaggio in particolare ad attendere quello maschile. Naturalmente questa nostra scelta di interpretazione condiziona tutta la nostra lettura della tela. Perché? Perché ci fa identificare un soggetto all'interno del dipinto, ma anche all'interno della narrazione. Una cosa è pensare che la donna stia aspettando l'uomo, quindi noi scegliamo che questa donna sia il soggetto della narrazione e che il suo oggetto di valore sia rappresentato probabilmente da quest'uomo. Altra cosa invece se invertiamo queste parti narrative, invertiamo i ruoli attanziali, invertiamo gli attori e il senso della narrazione cambia, cambia di genere, di gender, ma cambia anche nella nostra interpretazione. Allora potremmo scegliere di cogliere un suggerimento che ci viene dato da questa immagine, che è un suggerimento che sfrutta però delle convenzioni semiotiche, delle convenzioni di rappresentazione visiva che sono profondamente radicate nella nostra cultura dell'immagine. Non vi sono da sempre, ma vi si sono sviluppate attraverso un percorso lunghissimo fino a diventare quasi naturali nella nostra percezione di un'immagine come questa. Quali sono questi condizionamenti culturali? Beh, il leggere per esempio un'immagine da sinistra verso destra. Perché leggiamo questa immagine da sinistra verso destra? Probabilmente siamo spinti dalla nostra struttura cognitiva di percezione dell'immagine. Ma siamo spinti a questa lettura dell'immagine, a questo senso di lettura dell'immagine, anche dal modo in cui noi ci rapportiamo al linguaggio verbale, soprattutto nella sua rappresentazione grafematica, nella sua rappresentazione scritta. Noi leggiamo la lingua italiana da sinistra verso destra e così siamo portati in linea con la maggior parte delle lingue occidentali a leggere anche. Sapete che ci sono dei sintagmi grafematici delle scritture che si leggono da destra verso sinistra, come l'ebraico, che si leggono dall'alto verso il basso, come in certi casi il giapponese, che sono strofetiche, cioè si leggono da sinistra a destra, da destra a sinistra, oppure che accolgono tutte le letture possibili, come la lettura di un quotidiano giapponese, in cui avete delle scritture, si leggono da sinistra a destra, altre da destra a sinistra, dall'alto al basso e dal basso in alto. Dunque scegliamo di abbandonarci anche inconsciamente a questa convenzione e identifichiamo il soggetto di questa narrazione nella donna che attende. Questa immagine deve funzionare da introduzione al tema più generale, se vogliamo anche al tema antropologico e filosofico dei nostri che è la rappresentazione del tempo. La spettualità è una parte della rappresentazione del tempo. Con quali elementi del linguaggio verbale noi normalmente rappresentiamo il tempo? Con quali elementi del linguaggio verbale normalmente rappresentiamo il tempo di un'azione? Attraverso i verbi, attraverso la morfologia verbale, ma anche attraverso gli avverbi. Dobbiamo cogliere subito però una distinzione fondamentale. Attraverso la maggior parte delle lingue naturali, e quindi anche attraverso la lingua italiana, noi possiamo descrivere non soltanto quando nel tempo un'azione si svolge, quando nel tempo. Abbiamo a disposizione
essenzialmente tre opzioni, almeno nella lingua italiana. Quali sono queste opzioni? Possiamo collocare un'azione nel presente, possiamo collocarla nel futuro, possiamo collocarla nel passato. Questa possibilità tripartita ci appare del tutto naturale, ma questo dipende anche dal fatto che noi siamo inseriti in una certa ideologia temporale che si rispecchia anche nella lingua che noi parliamo. Che cosa succederebbe, per esempio, se noi parlassimo in una lingua in cui non ci sono forme verbali per esprimere il futuro, come succede in alcune lingue naturali? O che cosa succederebbe se invece parlassimo in una lingua naturale nella quale non ci sono delle forme verbali per esprimere il passato? Pensate voi che non avremmo un'idea di passato, che non avremmo un'idea di futuro? Beh, psicologicamente, intuitivamente, forse continueremmo ad avere un'idea di futuro, un'idea di passato, ma questa idea di futuro, questa idea di passato, si colorerebbe in maniera diversa, avrebbe un'altra percezione di sé, perlomeno nel linguaggio. Noi invece, nella maggior parte delle lingue indoeuropee, siamo circondati da questa griglia di categorizzazione del tempo che ci fa sempre distinguere tra ciò che avviene nel presente, ciò che è avvenuto nel passato e ciò che avverrà, potrebbe avvenire nel futuro. Quindi noi utilizziamo la morfologia verbale per descrivere quando in questa struttura, in questa griglia temporale, avviene un'azione, si colloca uno stato, si materializza una certa porzione di realtà, un mondo possibile. Tuttavia poi noi possiamo, attraverso ad esempio la lingua italiana, non soltanto descrivere quando nel tempo si colloca un'azione, ma anche come nel tempo si colloca un'azione. Tutto ciò che nel linguaggio verbale, ma anche in altri linguaggi, ci permette di scrivere come nel tempo avviene un'azione, si colloca una funzione di realtà, tutto ciò lo definiamo aspettualità. L'aspettualità non è altro che l'insieme dei mezzi discorsivi di cui disponiamo nel linguaggio verbale, ma anche in altri linguaggi, per segnalare non la quantità del tempo, il futuro, il presente, il passato, ma la sua qualità, la qualità del tempo. Riflettere sulla qualità del tempo e quindi sulla sua espressione nei diversi linguaggi è importante dal punto di vista semiotico, ma è importante anche dal punto di vista, come vi dicevo, antropologico e filosofico, cioè nella prospettiva più ampia di una semiotica delle culture. Ci sono diversi modi in cui si può vivere il presente. Per esempio, voi potreste adesso essere qui in questa aula ascoltandomi, avendo una aspettativa di breve termine nei confronti del mio stesso linguaggio verbale, del discorso che io sto pian piano sviluppando per le vostre orecchie, per le vostre menti, per le vostre coscienze. Però potreste, per esempio, sognare di essere altrove, potreste proiettarvi già alla fine di questa lezione. La vostra condizione psicologica sarebbe diversa, ma forse sarebbe influenzata anche da una certa antropologia del tempo. Si può ipotizzare, ma questa è un'ipotesi che cercheremo di investigare anche insieme, che uno dei mali del nostro tempo consista forse nel non saper immergersi completamente nel presente, sognare sempre qualcosa nel futuro che arriverà dopo, che sarà comunque più dolce, più faticoso, carezzevole, eccetera eccetera. Questo vivere continuamente nell'attesa che qualcosa finisca, che finisca questa lezione, che finiscano gli studi, che finisca il periodo della giovinezza, eccetera eccetera, che
che si entri finalmente in una fase successiva è un fatto psicologico, ma è anche un fatto antropologico. Ci sono delle conseguenze sociali molto gravi, molto importanti, se una collettività comincia a vivere costantemente proiettata nell'attesa che il presente finisca, invece di concentrarsi su questo presente, invece per esempio di approfittare delle parole che vengono dette al dialogo, oppure di un libro che si sta leggendo, o di un film che si sta guardando. La qualità del nostro tempo ha molto a che vedere anche con la storia delle tecnologie della comunicazione. Ecco perché quanti fra voi studiano scienze della comunicazione sono invitati a riflettere sul modo in cui i nuovi formati, i nuovi generi, le nuove tecnologie della comunicazione modificano costantemente la nostra qualità percettiva del tempo. Che cos'è una pausa oggi, per esempio? Una pausa è essenzialmente un momento nel quale si apre uno spazio d'uso, che è anche uno spazio commerciale, per nuove tecnologie della comunicazione. Oggi, non appena noi siamo fermi a un semaforo, che cosa facciamo? Guardiamo il nostro cellulare. Che cosa avremmo fatto 10 anni fa, fermi a un semaforo? Avremmo guardato intorno, avremmo forse acceso la radio se avessimo avuto una radiolina portatile. Che cosa avremmo fatto 20 anni fa? Che cosa avremmo fatto un secolo fa? Allora, riflettere su come cambia anche l'uso delle pause nella nostra vita è molto importante, non soltanto dal punto di vista psicologico, dal punto di vista esistenziale, ma anche per capire che il modo in cui noi utilizziamo il tempo è spesso soltanto illusoriamente attivo. Spesso noi siamo usati dal tempo. Quando per esempio siamo fermi ad un semaforo ed apriamo Facebook, apriamo Instagram, siamo noi che stiamo utilizzando il tempo di quella pausa per accedere ad Instagram, per accedere a Facebook, oppure Facebook, oppure Instagram che sta utilizzando il tempo di quella nostra pausa per i suoi obiettivi, che sono magari anche degli obiettivi commerciali, generare più profitto attraverso una maggiore circolazione statisticamente provata di annunci pubblicitari. Si inserisce dunque nel nostro uso del tempo, o nel modo in cui il tempo ci usa, si inserisce tutta una congerie di possibili agentività, fonti di influenza, fonti di condizionamento, alcune delle quali sono cognitive, altre sono biologiche, altre sono addirittura neurofisiologiche. No, noi dobbiamo alternare lo spazio della veglia allo spazio del sonno, ma altre sono sociali, altre sono culturali e vengono introdotte anche dallo sviluppo degli strumenti di comunicazione. La semiotica eredita dalla linguistica una serie di strumenti molto raffinati per descrivere non la qualità del tempo psicologico, ma la qualità del tempo così come essa viene rappresentata nei testi verbali, ma anche nelle immagini come questa che adesso vi sto mostrando. Le prime riflessioni sull'aspettualità, cioè sul modo in cui il linguaggio verbale soprattutto rappresenta la qualità del tempo, sono molto antiche e i primi grammatici indiani si erano resi conto del fatto che attraverso le forme del sanscrito si poteva descrivere non soltanto il tempo, la collocazione temporale di un'azione, ma anche la sua qualità, cioè il fatto se per esempio un'azione avvenisse nella sua parte iniziale, o nella sua parte centrale, o nella sua parte finale, se avvenisse in modo accelerato, in modo lento, se fosse un'azione che tecnicamente imparremo a chiamare telica, cioè un'azione che naturalmente il linguaggio rappresenta come destinata a un fine, oppure no. Tuttavia, è soltanto a partire dallo studio strutturale, soprattutto nelle lingue slave, comincia a svilupparsi una riflessione puntuale sull'aspettualità.
qualcuno di voi parla il russo o altre lingue slave. Il russo, come ci insegna la nostra collega, adotta tutta una serie di suffissi, come altre lingue slave, per caratterizzare la qualità dell'azione nel tempo. Come si caratterizza la qualità dell'azione nel tempo nel linguaggio verbale che ci è più familiare, nella lingua naturale italiana? Perché secondo voi, se qualcuno di voi è appassionato di calcio, il cronista sportivo dovrebbe dire o scrivere una frase come: al 35esimo minuto del secondo tempo il calciatore tal dei tali crossava verso l'area di rigore, il suo fido alleato si incuneava nella stessa area, eccetera eccetera, utilizzando quale tempo verbale? L'imperfetto. Allora, sappiamo che l'imperfetto nella lingua italiana è utilizzata per esprimere quale tipo di qualità del tempo? Durativa. Si tratta di una forma verbale che mette in luce un'aspettualità durativa, continuativa, frequentativa, con delle piccole differenze che vengono disambiguate da uso di appositi avverbi. Allora, perché un'azione puntuale nel tempo, perché questo calciatore ha crossato un momento preciso, no? Il 35esimo minuto del secondo tempo, il suo compagno di squadra ha raccolto questo cross, questo passaggio, in un momento altrettanto preciso. Il gol che ne è seguito, la rete che ne è seguita, anch'essa è avvenuta in un tempo preciso nel passato. Perché allora, attraverso questa particolare morfologia del discorso verbale nella lingua italiana, noi dobbiamo descrivere invece questa azione come continuativa, come frequentativa, come durativa? Perché? Forse perché l'imperfetto è anche il tempo con cui, per esempio, iniziano le fiamme, inizia un certo tipo di narrativa. C'era una volta. Sì, nel caso però di una telecronaca sportiva noi non abbiamo, a mio avviso, l'effetto di senso pragmatico del collocarsi in questa azione descritta in un tempo fiabesco, in un mondo possibile fantastico. No, l'effetto di senso è un altro. Riuscite a percepirlo? Anche se... il movimento, per rendere il movimento, cioè la fluidità dell'azione. Questo passaggio del cross, questo pallone che vola in aria e che a un certo punto viene colto dal compagno di squadra, il quale poi va a rete, questa fluidità viene rappresentata molto meglio con l'imperfetto, il quale però è una forma che i giornalisti sportivi adottano anche perché sì, vogliono far vedere il movimento, ma vogliono anche ottenere un altro effetto, che è quello di collocare noi stessi all'interno dell'area di rigore, come se stessimo vedendo ancora in slow motion questo pallone che crossa l'area di rigore e che alla fine arriverà in rete. Quindi questo esempio banale serve a far ricordare il fatto che un conto sono gli avvenimenti o gli stati della realtà. Ci sono kantianamente distanti da noi, esistono o non esistono, dipende da quale concezione filosofica abbracciamo. Ma quello che interessa la semiotica non è il fatto che dal punto di vista fisico ci sia questo pallone che parte da un certo punto del campo e arriva in un altro punto del campo. Quello che interessa la semiotica è cogliere il modo in cui, attraverso un certo racconto di questa azione, si possono generare degli effetti di senso, degli effetti pragmatici che influenzano, condizionano il modo in cui il racconto dell'azione viene percepito. Qualcuno di voi avrà già studiato Umberto Eco e la sua teoria della interpretazione dei testi. Umberto Eco ci segnala che ogni testo contiene un simulacro della sua lettura, che
detta le leggi, le regole, le strategie che devono guidare la sua interpretazione. Alcune di queste strategie riguardano anche il tempo, il modo in cui noi dobbiamo cogliere il racconto della temporalità di un certo evento. Questo che non riuscite a decifrare, perché è molto piccolo, ma che troverete tra i materiali del corso di semiotica della cultura, al cui sito web vi invito tutti a iscrivervi, contiene un elenco degli interventi, alcuni di giovani studiosi torinesi, altri di affermati studiosi internazionali, che segneranno la nostra riflessione sulla semiotica dell'aspettualità. Cercheremo di toccare diversi ambiti. Per esempio, domani una nostra collaboratrice, docente e assegnista di ricerca, ci parlerà dell'aspettualità nei linguaggi del cibo. Cosa significa percepire che il cibo debba essere mangiato lentamente? Sapete che c'è un enorme movimento culturale, che è anche un grande fenomeno commerciale, che si basa quasi esclusivamente sull'idea di cambiare l'aspettualità del consumo alimentare, cosiddetto slow food, così via. Oggi però vorrei sottolineare il fatto che l'aspetto è un elemento assolutamente essenziale nella riflessione semiotica. Infatti il segno, che come sapete è l'oggetto tradizionale della semiotica, deriva sempre da una selezione. Cosa significa che deriva sempre da una selezione? Significa che se voi concepite la realtà dal punto di vista semiotico, questa realtà non è mai piatta. Questa realtà si snoda sempre lungo due dimensioni. Una dimensione di come le cose sono e una dimensione di come le cose significano. Allora la semiotica ci insegna che c'è sempre uno scarto tra il modo in cui le cose sono nella realtà e il modo in cui invece entrano nel linguaggio attraverso la significazione. Il segno non è altro che una metafora la quale coglie da Ferdinando Saussure in poi questa fondamentale dinamica dell'antropologia umana. Noi selezioniamo sempre nella realtà circostante degli aspetti significativi. Noi non possiamo cogliere la realtà in tutte le sue sfumature. Invece trasformiamo la realtà in una matrice di elementi significanti, i quali selezionano di questa realtà alcuni aspetti salienti. Possiamo porci due domande antropologiche su questa dinamica. Uno è: perché noi dobbiamo sdoppiare la realtà in questo modo, attraverso il linguaggio? E la seconda domanda, più complessa, anche se più tecnica, è: come lo facciamo? Secondo voi, perché della realtà noi cogliamo sempre alcuni aspetti e non la realtà nel suo complesso? Perché la realtà ci si manifesta sempre come una matrice di senso, come un pattern di significanti cui corrispondono delle selezioni da più tanti aspetti nel reale che ci circonda? Perché secondo voi? A un certo punto adattiva,
un essere vivente che non fosse stato dotato di questa capacità cognitiva si sarebbe trovato di fronte ad una realtà estremamente complessa e da un certo punto di vista ingestibile, ingestibile anche per quanto riguarda i pericoli che essa può presentare. C'è un bellissimo racconto molto noto dello scrittore argentino Borges, che Umberto Eco amava molto, che si intitola Funes el Memorioso. Ne avete mai sentito parlare? Qualcuno di voi l'ha letto? Di che cosa si tratta? Non ricordo benissimo perché l'ho letto molto tempo fa, però riguardava, se non sbaglio, il modo in cui l'approccio alla realtà attraverso un testo, la lettura di un testo. No, la storia parla in particolare di un personaggio che è dotato di una memoria abnorme, una memoria che gli permette di fotografare non certi aspetti della realtà, ma tutti gli aspetti della realtà. Quindi in realtà che non gli permette di fotografare nessun aspetto, perché se noi fossimo miracolosamente dotati di questa capacità cognitiva, se noi riuscissimo a tener conto contemporaneamente di tutti gli aspetti del reale, il concetto stesso di aspetto verrebbe meno. In realtà si presenterebbe come un blocco luminescente nel quale non ci sono più selezioni possibili. E il racconto di Borges sottolinea il fatto che se fossimo dotati di una capacità cognitiva di questo tipo, di una memoria di questo tipo, ciò che ne conseguirebbe è esattamente ciò che capita al povero Funes el Memorioso, una sorta di paralisi estatica di fronte alla pienezza del reale, un reale che è troppo pieno perché noi possiamo interagirci in quanto esseri viventi, in quanto esseri umani. Noi abbiamo bisogno di selezionare la percezione, cogliendovi alcuni aspetti, abbiamo bisogno di selezionare nella memoria, ricordando soltanto certi aspetti di quello che abbiamo percepito o vissuto, e abbiamo anche bisogno di selezionare nella rappresentazione, introducendo dei testi che parlano della nostra memoria, del nostro presente, del nostro futuro, di modi possibili e immaginari, soltanto alcuni aspetti. È qualcosa che, se volete, è intrinseco alla prima definizione di segno nella semiologia di Ferdinand de Saussure. Il lato significante del segno non si limita mai semplicemente a riprodurre il lato significato, non c'è un'identità tra significante e significato, ma il significante ci fa sempre scoprire qualcosa del significato, mette in luce un aspetto del significato. Nella prima definizione che Ferdinand de Saussure dà in quella che poi è diventata, in quella serie di note che poi è diventata il Cours della Mystique Générale, nella parte quarta, paragrafo 1, pubblicato come sapete la prima volta nel 1916, Ferdinand de Saussure all'inizio definisce il segno non come una giustapposizione, una relazione stretta, indissolubile tra significante e significato, ma come una relazione inscindibile tra un concetto e un'immagine acustica. E sottolinea in questa prima definizione che per immagine acustica non si deve intendere un significante sonoro materiale. Quando io pronuncio la parola cane, a questa parola cane, a questo insieme di fonemi, corrisponde un concetto, non perché questa parola sia semplicemente un significante materiale, un insieme di suoni, ma perché questo insieme di suoni fa venire nella mia mente, nella mia memoria, un'immagine acustica che in qualche modo seleziona, ritaglia all'interno del reale un insieme di tratti che poi corrispondono al concetto del cane. Dice Saussure, è chiaro, è evidente che non si tratta semplicemente di insieme di suoni. Perché? Perché io posso stare zitto ed evocare dentro di me questa immagine acustica.
immagine acustica della parola carne, non c'è bisogno che io la esprima attraverso la mia fonazione. Io posso avere dentro di me sia l'immagine acustica sia il concetto ad essa legato. Poi segue dicendo, siccome vogliamo essere più precisi dal punto di vista terminologico per non destare ambiguità, chiameremo questa immagine acustica significante, mentre chiameremo il concetto significato. E siccome, dice Saussure, non abbiamo termini migliori, continueremo a utilizzare la parola di senso comune segno per indicare la relazione inscindibile tra significante e significato. Vorrei sottolineare questo aspetto attraverso un'altra immagine di un pittore che amo molto, che si chiama Giorgio Morandi, un pittore del quale potete visitare, se ne avete l'occasione, lo straordinario atelier bolognese. Questo atelier è bellissimo perché è pieno di tavoli, di tavolinetti, mensole, dove l'artista non faceva altro che collocare delle bottiglie, dei bicchieri, degli altri oggetti del comune, spostandoli leggermente in modo da poi rappresentarli attraverso la sua pittura, attraverso diverse condizioni di luce. Che cosa cercava di fare Morandi? Morandi stava cercando di cogliere attraverso la sua pittura le leggi fenomenologiche del presentarsi degli oggetti alla nostra percezione, ma anche alla nostra interpretazione. In questo dipinto, questa natura morta, Morandi ha colto questi oggetti attraverso la scelta di un particolare aspetto del loro apparire. Una sfida che la semiotica si pone, e che ci porremo anche noi altri durante questo seminario, è quella di utilizzare gli strumenti che la linguistica ha sviluppato per studiare l'aspettualità nella lingua naturale, nella lingua verbale, al fine di osservare il modo in cui la qualità del tempo viene rappresentata anche da altri tipi di sostanze espressive. Qual è la qualità del tempo in questa immagine, per esempio? L'ombra non è la qualità del tempo, ma è sicuramente un elemento fondamentale per trasmettere all'osservatore, ma soprattutto allo spettatore modello, diciamo l'osservatore implicito di questa immagine, l'idea di una certa qualità del tempo. Allora, questo dipinto innanzitutto colloca gli oggetti che rappresenta in una certa fase temporale. Direste voi che si tratta di un futuro, di un presente o di un passato? Il colore potrebbe sembrare passato, però da un certo punto di vista potrebbe essere futuro, ovvero attesa di essere utilizzato in una tavola. Quindi dipende anche dal modo in cui si guarda l'immagine. Il colore io suggerisco un passato, diciamo, entrambe le sue indicazioni sono interessanti, però riguardano di nuovo la qualità del tempo. Quindi sarebbero interessanti nel momento in cui cominciassimo a parlare di una possibile aspettualità di questo tempo. No? La pittura è condannata dalla sua stessa struttura comunicativa, enunciativa, a giocare continuamente con una sola fase del tempo, che è il presente. La pittura deve rappresentare l'istante, non può rappresentare la durata, non può rappresentare il futuro, non può rappresentare il passato. Ci mette sempre, in quanto spettatori, in quanto osservatori impliciti, di fronte ad una porzione di realtà, sia essa figurativa o astratta, che si colloca contemporaneamente in contiguità temporale con l'istanza dell'enunciazione, con questo quadro all'interno del quale ci siamo sia noi quanto spettatori, sia l'immagine in
quanto oggetto del nostro sguardo. Quindi quando noi siamo in un museo, quando circoliamo per il Museo del Louvre, per la Galleria di Arte Moderna, la bellissima Galleria di Arte Moderna di Torino, tutte le tele in qualche modo ci parlano del presente, utilizzano una sorta di morfologia verbale, non verbale, astratta, che sempre colloca l'immagine nel presente. Tuttavia poi, però, noi sappiamo che ci sono dipinti che rappresentano dei processi, delle azioni, dipinti che parlano del passato, dipinti che fanno presagire un futuro. Allora, questo è il bello della storia della pittura, della storia della fotografia, prima dell'invenzione dell'immagine in movimento, cioè del cinema, cioè l'aver escogitato tutta una serie di stratagemmi che oramai ci sembrano del tutto naturali, per farci cogliere all'interno di un'immagine che è inesorabilmente nel presente, la presenza di un futuro ventilato, di un passato rimemorato, di un presente che si colora di diverse qualità temporali. Dunque diciamo che dal punto di vista della domanda quando nel tempo si colloca questa scena, ovviamente deve essere il presente. Ma se cominciamo invece a parlare della sua aspettualità, cioè di come nel tempo presente si colloca questa scena di vita, che cosa potremmo dirne? Qualche indicazione ci è stata già suggerita dalla nostra collega. Come nel presente si colloca questa scena di vita? Di che tipo di presente ci parla? Che cosa ci raccontano le onde, per esempio, su questo presente? Le ombre portate di queste caraffe ci danno un'indicazione sulla fonte, sul posizionamento della fonte di luce che le tocca, ci danno anche un'indicazione sull'angolo che questa fonte di luce costituisce rispetto alla scena dipinta. Conoscete un pittore, un grande pittore della storia dell'arte internazionale italiana, non solo, che si chiama Giorgio De Chirico? Ricordate le tele metafisiche di De Chirico? Tutte le ombre portate che sono rappresentate nelle tele di De Chirico sono delle ombre estremamente lunghe, lunghissime. Che cosa segnalano, che cosa indicano, che cosa suggeriscono queste ombre lunghissime? Lunghissime nei dipinti di De Chirico. Non una alba. Lei non si sveglia presto, altrimenti avrebbe visto che le alte non producono quelle ombre. No, quelle ombre sono invece un prodotto tipico di una fase particolare della giornata, soprattutto in una latitudine come quella italiana, che la controlla, come si dice in alcune regioni d'Italia, cioè il primo pomeriggio, quando le piazze italiane si svuotano, i monumenti restano da soli a proiettare delle ombre lunghissime, e allora la città sembra popolata da presenze non umane, da presenze appunto metafisiche. Per questo che De Chirico sceglieva sempre di rappresentare le sue città con questa luce particolare, che è una luce in qualche modo sovrumana, legata all'assenza di vita, all'assenza di presenza, di essere viventi. Che cosa ci raccontano invece queste ombre in un dipinto come quello di Morandi, in questa natura morta? Beh, innanzitutto ci dicono che questa scena non si colloca fuori dal tempo, è inchiodata al presente della sua rappresentazione, ma contemporaneamente queste ombre ci dicono che questi oggetti sono esposti ad una luce che probabilmente potrà cambiare nel tempo. Non si tratta di oggetti metafisici, si tratta di oggetti che sono colti in un particolare istante, in una particolare configurazione di luce. Però qualcos'altro ci viene detto da questo presente rappresentato dalla tela. Un altro aspetto fondamentale è quello della sua inesorabile staticità, no? Niente si muove in questo dipinto,
è una natura morta, molto diversa dalle nature morte che cominciarono a circolare in Europa a partire dal XVI, alla fine del XVI secolo. Si tratta di una natura morta dove non c'è alcuna natura, giusto? Dove è la natura qui? Non esiste, non ci sono delle mele, non ci sono dei fiori, non ci sono degli animali, della selvaggina pronti per la cena. È una natura in cui ciò che è morto sono gli oggetti. Allora, com'è possibile, secondo voi, attribuire il titolo di natura morta alla scena pittorica che rappresentano insieme gli oggetti, i quali per sé non erano oggetti dotati di vita? Perché questa scelta? Sono oggetti che ormai sono stati utilizzati, ad esempio, sul terreno. Sì, per esempio, una cosa sulla quale rifletteremo molto in questo seminario è che voi sapete che c'è una branca della semiotica che si chiama semiotica degli oggetti. Si occupa a volte di cose molto pratiche, anche molto banali, che sono le cosiddette affordance, no? Nel design, oppure che si occupa anche di attribuire una certa valorizzazione estetica agli oggetti che poi vengono venduti in un certo mercato. Cosa sono le affordance? Beh, le affordance non sono altro che una sorta di simulacro dell'utilizzo dell'oggetto contenuto nell'oggetto stesso. Se avete in mente una caffettiera Bialetti, la caffettiera Bialetti è dotata di questo strano uncino nero, no, la parte laterale dell'oggetto, che ci invita ad afferrare quella caffettiera non con la mano, perché la caffettiera è rovente, ma semplicemente dal suo manico. Il manico, la maniglia, la manopola sono tutte concretizzioni manuali di affordances, no? Tutti gli oggetti, il mouse dice che deve essere utilizzato prendendoci la mano con tutto il palmo sopra, eccetera eccetera. Ogni oggetto ha la sua affordance, alcune sono sbagliate, sono progettate male, sono gli errori di design. Però la semiotica degli oggetti si occupa anche di questioni più filosofiche, più interessanti per un'antropologia della contemporaneità, e sono legate anche al tema dell'aspettualità, cioè quale qualità del tempo è intrinsecamente presente in un oggetto. Perché quando un giorno forse vi sposerete, deciderete di suggellare questo vostro connubio d'amore con delle fedi d'oro o platino e non con delle fedi di plastica? Sì, questo è il contenuto, no? E il significato. Ma perché scegliere questo significante? Per la tradizione. Però questa tradizione è anche guidata da alcuni aspetti della materialità del significante. Perché noi diamo così tanta importanza all'oro e ai diamanti? Si tratta di una pura convenzione culturale. Perché una convenzione culturale che è così diffusa su tutto il pianeta attraverso diverse culture e attraverso diverse epoche storiche? Perché se visitate il Museo degli Ori di Taranto oppure il Museo Nazionale Cambogiano, eccetera, eccetera, vi scoprite comunque gli oggetti d'oro destinati ad accompagnare i momenti più salienti nella vita dell'individuo, la nascita, il matrimonio, la morte, la battaglia. Perché? Appaiono più preziosi. Appaiono più preziosi, questo è già però un effetto di senso, no? Perché dovremmo dire che l'oro è più prezioso della plastica? Perché è più durevole. Perché è più durevole? Ma non soltanto perché è fisicamente più durevole, questo ce lo dicono i chimici, no? Ce lo dicono gli esperti in ingegneria dei materiali, ci sono anche dei materiali, dei metalli che sono più duri e resistenti dell'oro. Questo noi sogneremmo per esempio di sposarci con delle fedi in titanio. Il titanio è più duro dell'oro, no? Dal punto di vista chimico. Perché però noi non scegliamo il titanio per le nostre fedi?
perché nel titanio questa durezza materiale, chimica, nella realtà delle cose non si è tradotta in simbolo, ovvero si è tradotta in simbolo di altre cose. Noi ci faremmo rifare una protesi, no? Un bacino in titanio, oppure una protesi dentale in titanio, ma non invece sceglieremmo questo materiale per le nostre fedi. Questo perché nel caso dell'oro delle proprietà fisiche, delle proprietà chimiche sono state trasformate dalla storia e dalle culture in un simbolo, e questo simbolo ha molto a che fare con il tempo. Tutte le volte che noi utilizziamo questo materiale per fabbricare un oggetto, utilizziamo questo materiale sì per dare una connotazione di preziosità, ma anche per inscrivere all'interno dell'oggetto una certa percezione dell'aspettualità dell'oggetto stesso, no? Un oggetto fatto per durare. Un diamante è da sempre. È per questo che noi scegliamo il diamante, è per questo che noi scegliamo l'oro, perché attraverso questi materiali noi comunichiamo questo atto che dal punto di vista del rito si colloca nel presente, in un momento preciso. Voi sposerete il vostro coniuge, la vostra coniuge, il 3 febbraio del 2021. Gli effetti sentimentali di questa scelta saranno invece destinati a durare quanto loro, almeno questo è quello che aspettate o che sperate, non che acquisto. Potete anche scegliere di fare una scelta, come dire, controculturale, e quindi sottrarvi a questa convenzione culturale e scegliere, come fanno molti, delle fedi in legno, delle fedi in plastica, delle fedi di carta. Nonostante ciò, la vostra scelta controculturale ha senso soltanto perché esiste una convenzione culturale. Cioè, voi potete essere rivoluzionari nella vostra scelta di simboli, in questo come in altri casi, soltanto perché c'è una convenzione mainstream che vi permette di esprimere questo senso controculturale attraverso una scelta alternativa. Dunque, questo per dirvi che tutti gli oggetti che ci circondano, ben vedere, posseggono una capacità di esprimere, alcuni più, alcuni meno, una qualità del tempo. Perché secondo voi molti dei giovani contemporanei arredano i propri appartamenti, arredano le proprie dimore con oggetti che chiamiamo di arredamento vintage? Che cosa ci dice il vintage e qual è la differenza secondo voi tra l'acquistare un tavolo vintage e acquistare un tavolo da un negozio di antiquariato? Qual è la differenza? Che differenza c'è nel senso che esprime rispetto all'arredamento di un appartamento contemporaneo un tavolo vintage rispetto a un tavolo antico? Come definireste un tavolo antico? Come definireste un tavolo vintage? C'è una differenza, giusto? Percepite che c'è una differenza. Lo sapete quando cercate di arredare il vostro appartamento e andate a cercare qualcosa che volete, che non volete sia antico, volete che sia invece vintage. Il filtro che Facebook propone a tutti voi quando uploadate un'immagine sul vostro profilo non è foto antica, no? È foto vintage. Perché non foto antica e sì foto vintage? Qual è la differenza? Qual è la qualità del tempo che viene espressa da una foto Polaroid o da effetti digitali che trasformano l'immagine nel senso di una Polaroid? Avete sicuramente visto, starete per vedere, questo straordinario film molto premiato che è in giro per tutte le sale del mondo, che si chiama La La Land. La La Land è un film che ci parla di una storia ambientata in un'epoca antica, in un'epoca vintage. No, è un film che adotta un'estetica tipicamente vintage, cioè fa in un modo straordinario, spettacolare, anche attraverso mezzi cinematografici molto sofisticati. Allora, qual è il senso del vintage? Quali caratteristiche deve possedere un tavolo
perché voi lo identifichiate come vintage innanzitutto, e poi quali sono, diciamo, le annotazioni sul tempo e sulla qualità del tempo che voi acquistate con questo tavolo, perché quando voi acquistate questo tavolo non acquistate soltanto un oggetto da osservare, da collocare nel vostro appartamento, sul quale studiare, sul quale cenare, no, voi acquistate anche una certa qualità del tempo, cioè sapete, o comunque credete, siete convinti che osservando questo tavolo voi potrete effettuare una sorta di, come dicono i filosofi del linguaggio, mental traveling, no? Un viaggio nel tempo di natura mentale, che però questa volta non riguarda soltanto il vostro posizionarvi in una certa epoca storica, non lo so, la Danimarca degli anni 60. No, non è questo che vi interessa. Quello che vi interessa non è di proiettarvi mentalmente nella Danimarca degli anni 60, quello che vi interessa è assorbire attraverso l'osservazione, l'ammirazione di questo tavolo, una certa qualità del tempo, che siccome voi questo tavolo lo cercate e lo pagate anche caro, deve essere in qualche modo euforica. Sapete che la semiotica delle passioni distingue tra euforia e disforia, no? Tra colorazioni patemiche, emotive, positive e negative. Voi comprate quell'oggetto perché osservandolo vi sentirete in qualche modo meglio, no? Avendolo in casa, mostrandolo ai vostri amici. Allora sì, c'è un fenomeno di moda, seguire la moda, l'inerzia della moda, l'essere come gli altri, aderire alle convenzioni, eccetera, eccetera. Però tutte le mode nascono a un certo punto. E come nascono? Perché a un certo punto sentiamo l'esigenza nella società italiana degli anni 2016-17 di acquistare un tavolo danese degli anni 60, no? Una poltrona di design italiana degli anni 70, una radio degli anni 50, e non sentiamo invece più la necessità di comprare un divano stile impero, no? Alla fine del 800, del 1900. O non sentiamo più l'esigenza di mettere nella nostra camera da letto un dipinto del XVII secolo, o un dipinto orientalista di Pasini, eccetera, eccetera. Perché? Che cosa ci dà il vintage che non ci dà invece l'antico? Di quale tempo ci parla? Di quale qualità temporale ci parla? Ci parla del passato, però anche l'antico ci parla del passato. Più vicino a noi. Ci parla di un passato più vicino a noi, che noi comunque riconosciamo come passato, ma questo passato ha delle caratteristiche particolari. Prego. Ha magari dei valori che vogliamo riassumere. Non so, io ad esempio penso a un film di Woody Allen, di che è un po' la parabola di questo pensiero, di questo scrittore che è come passeggiando per Parigi intorno e nel tempo, quindi secondo lui sono i tempi migliori. Come se l'idea è che si stava bene quando si stava meglio, cioè prima, cioè non adesso. E lui pensa ai vigenti anni 20. Gli anni 20 sono caratterizzati da vintage, molte cose sono vintage degli anni 20. Quindi credo che sia più un fatto che ovviamente sono vecchi, perché non appartengono adesso, non sono confezionati, non sono prestampati, non sono copie, tutto, quindi hanno la loro autenticità, ma ricordano forse un momento di vita che non ci appartiene, ma che in un certo senso proviamo con nostalgia. Sì, la sua analisi è ottima, cioè nell'acquistare il vintage noi aderiamo al desiderio di collocarci in una diversa epoca storica, nella quale però apprezziamo soprattutto la qualità del tempo. Lo si coglie facendo un semplice paragone. Per la maggior parte dei vostri genitori o della generazione immediatamente precedente, acquistare mobili o oggetti di arredamento vintage non solo non era
un'opzione gradevole o una moda. Non esisteva. Il concetto di vintage nasce con questa generazione, si afferma con questa generazione. Quali tipi di mobili invece volevano acquistare i vostri genitori? Volevano acquistare essenzialmente dei mobili e degli oggetti di arredamento che non li riportassero in un'epoca passata, ma che li proiettassero in un'epoca futura. Degli oggetti che adesso cominciano anch'essi a diventare vintage, ma che fino a qualche tempo fa urtavano la sensibilità di un giovane contemporaneo, proprio perché avevano questa spudorata affermazione di, come dire, slancio verso il futuro. Allora, ancora una volta si tratta di una questione di aspettualità. In una lingua come l'italiano noi abbiamo due modi per esprimere il senso del futuro. Uno è il futuro, ma esiste anche una forma verbale particolare che chiamiamo futuro anteriore. Che cosa significa futuro anteriore? Quale aspetto del tempo coglie un futuro anteriore? Quando lo utilizziamo? Quando noi utilizziamo il tempo futuro, proiettiamo nell'enunciato una sorta di passato del futuro e di futuro del passato. Perché dovremmo pensare che il vintage oggi esprime una specie di aspettualità del futuro anteriore? Perché radicata in una radio degli anni 50, in una lampada asta lunghissima degli anni 70 che spiove verso il centro dei nostri appartamenti, radicata in un tavolo di legno minimalista danese degli anni 60, c'è un'idea di futuro che la generazione presente non ha più, non può avere, per ragioni sociali, culturali, ma anche per ragioni economiche e politiche. Quindi cerca di recuperare questa idea di futuro da oggetti che appartengono a un'epoca invece in cui questa idea di futuro c'era. Cioè noi compriamo un futuro anteriore nei nostri oggetti vintage, nei nostri mobili vintage, per aderire emotivamente, fare mostra in maniera nostalgica, anche in maniera un po' tragica, un'idea di futuro che non esiste più. Che cosa, quale idea di futuro incarnavano gli oggetti di design degli anni 80 in Italia? Beh, un'idea di futuro in cui essenzialmente l'oggetto di design, il mobile ma anche il vestito, doveva trasmettere il sentimento di una progressione infinita verso stati sempre più euforici della società, ma anche della psicologia individuale. Il futuro si presentava come gravido di conseguenze e di promesse positive, e il presente non era altro che un'attesa verso questo futuro. Oggi la maggior parte degli acquirenti del vintage non possono più sognare questo futuro, no? I dati strutturali della società italiana ci dicono, ci inducono a pensare che si tratti di una società in declino, declino dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale. Ora, la semiotica non interessa questo dal punto di vista economico, sociale, eccetera, strutturale, anche se questi sono elementi fondamentali per generare tali effetti culturali. Ma ci interessa capire come certe culture, non soltanto certi individui, vivano il tempo secondo una particolare cultura aspettuale. Ci sono culture, secondo voi, che vivono prevalentemente nel passato?
quali sono le culture che vivono nel passato? O che per meglio dire rappresentano se stesse continuamente in relazione al passato ricostruito molto spesso in maniera mitologica, no? I nazionalismi, per esempio, i nazionalismi molto spesso costruiscono l'immagine della società modellandola in relazione a un passato mitico nel quale la società avrebbe raggiunto momenti di splendore, momenti rispetto ai quali si deve cercare in ogni modo di ritornare e che bisogna preservare attraverso una ritualità estremamente conservatrice. Tutti i nazionalismi, tutti gli imperialismi spesso ricorrono a una iconografia ma anche a una ritualità che si rifà a epoche storiche della stessa società o dello stesso contesto culturale che vengono viste come l'apice dello sviluppo, no? Pensate ad esempio alla relazione del fascismo rispetto all'iconografia e alla ritualità dell'impero romano, no? C'è l'idea di produrre la grandezza dell'impero, ma c'è anche l'idea di proiettarsi verso un passato suppostamente glorioso in modo da porlo come modello dello sviluppo sociale, culturale e politico attuale. Ci sono invece società, secondo voi, culture che vivono prevalentemente nel presente? Quali sono le culture o le società che vivono prevalentemente nel presente? Cultura occidentale, non ci provo. Ci provo, sì. Ma in particolare quali aspetti della cultura occidentale sono ancorati al presente? Per esempio l'immediatezza della comunicazione. In generale tutte quelle forme di vita, quelle forme di comunicazione nelle quali non gioca un ruolo fondamentale né la memoria di quanto è successo in passato né l'aspettativa di quanto succederà in futuro. Ci sono dei casi molto interessanti che possono essere studiati da questo punto di vista. Un caso riguarda per esempio la memoria storica, no? Ci sono molte società, forse anche la nostra diventa sempre più una collettività che vive il tempo in questa maniera, in cui il passato non solo non è un valore, ma semplicemente tende a, diciamo, sfumare verso l'inesistenza, no? Da un certo punto di vista le tecnologie della comunicazione, quelle attuali, ci inducono ad un tipo di concezione del passato di questo tipo. Tranne alcuni specialisti è molto difficile per ciascuno di voi ricostruire una storia di internet. È molto difficile, per esempio, per ciascuno di voi avere adesso una immaginazione vivida di come la prima pagina, la pagina web di Facebook si presentava a voi 5 anni fa. Eppure se la vedeste adesso vi rendereste conto del fatto che è completamente diversa da come la vedete oggi. Forse ci mettereste un po' di tempo prima di riabituarvi. Però voi non avete la coscienza di questo cambiamento. Voi siete, quando agite in quanto diciamo internauti come attori della comunicazione globale digitale, in un presente che si muove con voi all'infinito e che non serva mai una memoria precisa di quanto è successo precedentemente. Questo non riguarda soltanto la pagina principale di Facebook, ma riguarda anche per esempio il modo in cui l'informazione, la conoscenza vengono fruite attraverso la comunicazione digitale, attraverso internet. Wikipedia cambia continuamente le sue definizioni,
se voi siete particolarmente interessati a una voce, se siete degli esperti, potete ricostruire tutto l'insieme di discussioni, a volte di controversie, a volte di litigi, che hanno dato luogo all'attuale definizione di, per esempio, semiotica su Wikipedia Italia. Per di solito quello che voi percepite è una sorta di immagine come questa natura morta di Giorgio Morandi, cioè un presente eterno che si sposta con voi, che non vi dice nulla sul passato perché non ne serve a memoria, non ne serve a traccia. Tutte le email che avete spedito durante la vostra vita non esistono più probabilmente, tranne alcune particolarmente importanti che magari avrete salvaguardato, ma il problema è che questo modo di diciamo scomparire del passato di internet o del passato della comunicazione digitale non vi dà modo di diciamo essere colpiti in maniera passiva dalla memoria. In passato avreste potuto imbattervi per caso, se fosse stati gli studenti dell'Ottocento, dei primi del Novecento, nelle lettere spedite a un professore, nelle lettere spedite a un compagno di studi o a un museo sul quale andate a svolgere un tirocinio, fare ricerche, eccetera, eccetera. Tutto questo vi è essenzialmente precluso non perché vi sia impedito, ma perché non vi sembra importante. Non vi sembra importante mantenere una copia di tutto ciò che scrivete, no? Tutte le mail che avete scritto al professore per chiedergli, non so, quando comincia il corso, le modalità dell'esame, eccetera, eccetera. Tutto questo diventa evanescente, eppure fa parte del nostro passato. Quindi la comunicazione digitale ci spinge ad una collocazione di noi stessi e delle nostre azioni in un presente che è un presente paradossalmente durativo, un presente che dura, che si sposta con noi, che non ci dà alcuna indicazione sul passato. Questo ha delle conseguenze importanti anche in altri ambiti della comunicazione, no? La comunicazione politica, si parla tanto e spesso in maniera piuttosto pubblicitaria della cosiddetta epoca della post-truth, no? Della post-verità. Ma è molto semplice sviluppare un discorso post-verità, semplicemente perché non esiste un passato con il quale confrontarlo, no? Uno degli accorgimenti retorici più usati da alcuni politici, soprattutto in Italia, fino a poco tempo fa, era la cosiddetta smentita, no? Di cosa consiste la smentita dal punto di vista retorico? Cos'è una smentita? Cosa succede in una smentita dal punto di vista pragmatico? No, la smentita non è una rettifica. No, non è nemmeno quello. Nemmeno un passo indietro, no, sì, è un passo indietro, però in particolare non è una negazione, una denegazione. Nella smentita io dico che X, un giornalista, critico, politico rivale, mi dice ma non è X e non X, io non le do né ragione né torto, io dico ma io non ho mai detto X, quindi si nega l'avvenire, diciamo, dell'enunciazione che ha dato luogo all'enunciato controverso. E la smentita ha un che di paradossale, se volete. Come è possibile che un politico contemporaneo neghi di aver detto delle cose che ha detto, quando c'è un proliferare variopinto, sempre più sofisticato, sempre più dettagliato, di metodi, di tecniche, di strategie di trascrizione, no? C'è un effetto paradossale nel fatto che più i nostri mezzi di trascrizione del presente per trasformarli in passato diventano più sofisticati, e più diventa facile per un politico dire di non aver detto fatto quello che ha detto e fatto. Come mai questo? Non dovrebbe essere esattamente il contrario? Perché ciò avviene allora?
Perché nonostante io adesso possa dimostrare in maniera molto efficace attraverso riferimenti a Twitter, attraverso video, attraverso registrazioni sonore, eccetera, eccetera, che Donald Trump, per citare un politico contemporaneo molto discusso e controverso, ha detto X o ha fatto Y, egli può non soltanto smentire, negare di aver fatto X o di aver detto Y, ma può anche essere creduto. Perché? Perché è anche più semplice dare notizie finte. È più semplice dare notizie finte, sì, questa però non è una notizia. E la smentita non è una notizia, è una sorta di, voi conoscete sicuramente, siamo tutti utenti del computer, control Z, no? È un control Z della comunicazione. Cioè io non invento qualcosa che non esiste, no? Non dico che ci sono delle scie chimiche che influenzano il mondo in cui viviamo, che ci sono delle aeree che diffondono, che c'è l'ordine globale che ci vuole controllare tutti. No, io faccio scomparire dal passato qualcosa che è avvenuto nel passato, che quando è avvenuto ha lasciato un numero esorbitante di tracce, e tutte queste tracce potrebbero essere recuperate, comparate con la smentita, per far vedere che invece la smentita non è una smentita, ma è un bisogno, no? Che è una cosa diversa. Allora, perché la smentita può essere pragmaticamente efficace in un mondo in cui è così facile lasciare traccia, serbare traccia e anche recuperare dalla memoria tracce del presente di quanto è avvenuto? È più facile manipolarlo. Qui però non è, non stiamo, siamo alle prese con un caso di manipolazione, perché qui non siamo alle prese come quelle straordinarie e tragiche foto che circolavano nell'Unione Sovietica, no? In cui nelle foto di Stalin, cioè, insieme ai suoi collaboratori, pian piano scomparivano tutti i collaboratori man mano che lui li faceva fuori, no? Quella è una manipolazione. Però adesso Trump non ha bisogno di manipolare le tracce di quello che lui ha detto o fatto, cioè lui non ha bisogno di andare a cercare tutti i file in cui si registra la conversazione nella quale parla del suo rapporto, diciamo un po', come dire, controverso, per dire poco, con le donne, no? Non lo fa, può dire semplicemente di non averlo detto. Ma forse perché hanno meno valore, perché sono più. Questo è un dato fondamentale. Cioè, noi pensiamo che nelle nostre società e nei nostri regimi di comunicazione non esista la censura semplicemente perché ci permettono di dire tutto quello che vogliamo. Ma esiste un altro tipo di censura, di cui parlava già Umberto Eco, che non è una censura sottrattiva, è una censura additiva. Cioè voi riempite così tanto un ambiente, un contesto comunicativo, fino a quando non sarà più possibile discernere diversi messaggi all'interno di quell'ambiente. E dunque potrete fare circolare all'interno di quell'ambiente qualunque cosa, dare valore a qualunque cosa, anche alla menzogna, anche alla teoria del complotto, anche alla smentita, anche alla cosiddetta post-truth. E la post-truth non deriva dal fatto che manchiamo di risorse per registrare il presente o che manchiamo di risorse per recuperare dalla memoria di questa registrazione l'immagine di ciò che è accaduto e confrontarlo con eventuali dichiarazioni di tizio o di Caio. Invece, questo paradossale ruolo della smentita è dovuto al fatto che, di nuovo, la particolare coloritura aspettuale della comunicazione fa scomparire il passato attraverso una ipertrofia del presente, no? Il presente della comunicazione è così ipertrofico che c'è quasi impossibile recuperare un passato di questo presente e confrontarlo con il presente. È una, purtroppo, una censura additiva che riguarda anche, non so, la burocrazia, la raccolta dei documenti, la cosiddetta trasparenza, no? Voi potete promettere, per esempio, la trasparenza nell'amministrazione o nella burocrazia, o nei rapporti tra studenti e docenti, o nei rapporti tra personale e impresa.
Però se poi voi questi documenti cominciate a produrli in maniera esorbitante, a farli circolare in questi calderoni immensi dove non sono selezionabili in maniera efficace, in cui si genera purtroppo quello che alla fine è diventato WikiLeaks, cioè una congerie di milioni di documenti all'interno dei quali è molto difficile trovare un senso. Per cui paradossalmente WikiLeaks censura se stesso attraverso la proliferazione di questi dati, di queste informazioni, pur essendo nato paradossalmente come un'iniziativa contro la censura dei governi, dei servizi segreti, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo detto, società con attività, culture che vivono ossessivamente nel passato, società, culture che vivono ossessivamente nel presente, ma esistono anche culture che si proiettano attraverso i testi, attraverso le immagini, attraverso una certa qualità psicologica di vivere il tempo nel futuro. Pensate per esempio che la società italiana sia una società che si proietta nel futuro? Sicuramente no. La società italiana si proietta in un futuro, ma che è un futuro in un altrove, no? La maggior parte dei giovani italiani pensano di poter avere un futuro soltanto spostandosi spazialmente, no? Come se questo futuro, questa dimensione temporale, si potesse recuperare solo attraverso uno spostamento spaziale, no? Cambiare le frontiere. Qui non ho futuro, in Australia sì, in Australia io avrò qualcosa da sperare, in cui sperare, da attendere. Qui in Italia invece sono intrappolato in questa sorta di eterno presente in cui mi sono date due opzioni, una sorta di reminiscenza nostalgica dei bei tempi che furono, oppure la disperazione. Prego. Forse la società italiana è stata proiettata verso il futuro, per esempio durante il mondo economico. Sì, senz'altro, ma questo si deve anche alla nostra passione vintage. Cioè, noi sì, nell'acquistare degli oggetti vintage vogliamo acquistare quella passione per il futuro, no? Vogliamo acquistare l'euforia che ci dà entrare in un bar di San Salvario arredato con arredamenti mobili degli anni 60, no? Perché dovremmo farlo? Lo facciamo perché entrare in quel bar attraverso quella scelta di arredamento ci fa vivere una qualità del tempo che è di nuovo una sorta di futuro anteriore, cioè ci fa vivere la passione del futuro in Italia, nel presente, dove non è possibile, dove non esiste, proiettandoci in maniera vicaria in un'epoca passata in cui invece questa passione del futuro era sì possibile. E ovviamente però entrare in un bar arredato secondo lo stile anni 60 oggi per uno studente ventenne ha comunque, lo riconoscerete, un effetto di senso esistenziale, psicologico, pragmatico diverso che per un ventenne degli anni 60 entrare in un bar arredato cioè secondo lo stile del tempo. Cioè noi non possiamo comunque impedirci, purtroppo, di cogliere in questa operazione, che pure euforica, un sentimento di nostalgia. La nostalgia non è una passione euforica, è una passione dolce, ma non è euforica. Da dove deriva il termine nostalgia? In effetti un termine che è stato coniato da un fisiatra svizzero intorno alla fine del XVII secolo, quando i viaggi per mare erano diventati molto comuni, soprattutto i viaggi per mare legati alla grande espansione coloniale, imperialistica degli stati europei. E molti marinai cominciarono a mostrare segni di squilibrio psicologico e soprattutto una smodata passione per un torno verso casa. Molti marinai si gettavano in acqua, in mezzo all'oceano, perché non riuscivano più a restare lontani da casa. La nostalgia all'inizio di dunque, quando viene identificata come
patologia della spiritualità temporale, perché esistono, diciamo, anche delle patologie, no, della spiritualità. Vivere smodatamente nel futuro, non pensare assolutamente al passato, vivere solo nel presente, eccetera, eccetera, possono addirittura sfociare a volte in atteggiamenti o comportamenti patologici. Allora, però, la nostalgia all'inizio non era una passione smodata per ricongiungersi a un'epoca passata, ma invece era una passione smodata, patologica, pericolosa, per ricongiungersi a una regione, a un paese, a un territorio lontano, la separazione dai quali veniva vissuta come tragica e insopportabile. A un certo punto c'è stata una transizione nella semantica della nostalgia, in cui, per esempio, oggi possiamo ancora avere una nostalgia dell'Italia, no? Se viviamo ad esempio in Australia, se abbiamo scelto di continuare la nostra vita altrove, però possiamo avere non soltanto questa nostalgia sincronica, spaziale, possiamo avere anche una nostalgia diacronica, temporale. Perché, secondo voi, siamo passati da questa nostalgia dello spazio a questa nostalgia del tempo? Che cosa ci dice questa transizione sullo sviluppo di una società, per esempio, come quella italiana? Cioè sul fatto che noi possiamo avere nostalgia dell'Italia non soltanto se siamo dei migranti che lavorano a Melbourne e che, non lo so, hanno nostalgia del profumo delle proprie coste, della foggia, delle proprie piazze, eccetera, eccetera. No, se voi visitate Sydney, ci sono diverse aree dove prevalentemente si sono insediati i nostri connazionali nazionali a partire dagli anni 60. Una delle prime cose che facevano gli italiani quando raggiungevano la massa critica negli anni 60 era quella di costruire. Che cosa, secondo voi? Una piazza. Se voi viaggerete molto, anche di fuori dell'Europa, vi renderete conto del fatto che la piazza è un elemento urbanistico fondamentale dell'architettura, dell'urbanistica europea e altre società e altre culture a meno peso, e sicuramente ha un peso molto forte nella storia delle città italiane. Quindi, costruivano una chiesa, costruivano una piazza. Altre comunità invece recuperano il senso dello spazio in maniera diversa. Le comunità cinesi, per esempio, cosa fanno di solito? Non costruiscono una piazza, ma costruiscono che cosa? Nelle Chinatown di tutto il mondo, Londra, San Francisco, New York, ristoranti. No, ristoranti sì, i ristoranti sono il business, ma poi dopo il business, quando la comunità raggiunge una massa critica, ha bisogno di sedare la propria nostalgia dello spazio, di questo spazio lontano, attraverso degli elementi che non sono solo funzionali, ma sono anche simbolici, no? Allora, gli italiani costruiscono delle piazze, la chiesa, le comunità cinesi spesso costruiscono dei gates, no? I portali, quelli che vedete all'inizio di ogni Chinatown, per dire adesso cominciamo noi, questo è uno spazio controllato, diciamo, della cultura cinese, nella quale noi ci possiamo sentire, nonostante tutto, un po' a casa. Allora, com'è che noi non abbiamo soltanto questa nostalgia di uno spazio lontano, che cerchiamo di sedare, che cerchiamo di addomesticare attraverso questi elementi simbolici, collettivi, comunitari, ma abbiamo anche una nostalgia del tempo, no? Una nostalgia di un'Italia che non c'è più e che cerchiamo di sedare non collettivamente ma individualmente, attraverso il vintage, per esempio. Il vintage, il vostro divano anni 60, il vostro appartamento è l'equivalente di un gate cinese, soltanto che l'equivalente temporale di un gate cinese dal punto di vista della nostalgia spaziale. No? Ma come fa ad essere nostalgia? Se io ho 25 anni e prendo il divano vintage, io non ho vissuto gli anni, quindi gli anni semplicemente solo moda. Beh, c'è una componente di moda, no? No, ma in questo caso qui è solo moda, no? Non credo, perché comunque anche il seguire la moda implica il fatto che la moda si sia generata a un certo punto. E
perché si è generata, no? Cioè noi possiamo dire che tutti i comportamenti collettivi, gli stili vestimentari, eccetera, siano dettati dalla volontà di seguire la moda. E questo sicuramente è vero, noi abbiamo in quanto esseri umani una volontà di conformarci al gruppo, così come abbiamo la volontà di, diciamo, emergere rispetto al gruppo, no? E cerchiamo di gestire la moda secondo queste due esigenze antropologiche. Però questo non spiega come mai a un certo punto la moda si è diventata il vintage e non i modi degli anni 80. Noi dobbiamo porci questa domanda, cioè perché a un certo punto è diventato così facile per il mercato delle comunicazioni generare valore attraverso, per esempio, la riproposizione di fumetti degli anni 50, degli anni 60, attraverso la riproposizione delle serie televisive di quell'epoca, insomma attraverso tutta un'estetica retro che non riguarda soltanto i modi, ma che riguarda tanti aspetti dell'estetica contemporanea. Quindi noi dobbiamo chiederci come mai questa scelta, quali potrebbero essere le sue cause, diciamo così, storico-antropologiche. Può essere nell'ultimo secolo e nello specifico soprattutto negli ultimi 60 anni si siano moltiplicati i prodotti culturali ad alta definizione, se vogliamo, cioè, o meglio, che ci permettono di avere una resa che appare precisa di quelli che sono stati i tempi, che le epoche che si sono susseguite. Il fatto che io mi possa ascoltare un disco degli anni 60 e vedere la copertina in cui c'erano delle persone abbinate in un determinato modo, oppure che io possa vedere dei film che non sono più dei film in bianco e nero, ma hanno una loro colorazione, può essere differente da quella che hanno i film ora, però appunto che rendono molto più credibile l'immaginario che noi ci creiamo, anche se di fatto si tratta solo di idee che contribuiscono a stilizzare un tempo nella nostra testa. Però appunto i materiali culturali che compongono in un certo qual modo ciò che siamo rendono un'idea di passato che risulta a noi credibile e che ci permette un certo tempo, nel tempo di un LP, nel tempo di un film, di rivivere quel dato momento storico. E questa è una possibilità che noi abbiamo appunto avuto negli ultimi 100 anni con le fotografie. Sì, diciamo, questa sua osservazione è molto interessante anche perché va nella direzione di segnalarci che questa compressione del cambiamento culturale, che diventa parossistica nell'ultimo decennio, no? L'introduzione di internet, delle tecnologie digitali, fa cambiare le nostre culture in maniera molto rapida, in maniera progressivamente sempre più rapida. Questo ci consente però non soltanto da un lato ci obbliga a vivere il cambiamento culturale in maniera molto veloce, dall'altro ci fa cogliere anche questo cambiamento in maniera molto più cosciente di quanto fosse possibile nel passato. No? Quello che dice per esempio Ferdinand de Saussure sulla concezione del cambiamento linguistico è molto interessante da questo punto di vista. Noi non ci accorgiamo che la lingua che parliamo cambia in continuazione. No, la famosa metafora che Ferdinand de Saussure adotta, anche per ragioni diciamo, di sua ascendenza familiare, è la metafora geologica. La crosta terrestre cambia di continuo la posizione dei continenti, eccetera, eccetera. Noi però non ce ne accorgiamo, così come non ci accorgiamo del fatto che la lingua cambia, eppure cambia, e come, no? Però diceva Saussure, non è che a un certo punto i latini, i romani si sono svegliati parlando la lingua di romanza, no? Qualcosa che è avvenuto. Ora, però, se voi fate la stessa riflessione a proposito non della lingua naturale, ma di altri linguaggi, per esempio il linguaggio della figurazione pittorica. Allora, cogliere il cambiamento nel linguaggio della figurazione pittorica per noi, cittadini del Novecento, è molto più drammatico di quanto non potesse essere per un cittadino del Rinascimento, in cui questi cambiamenti certo avvenivano, ma avvenivano con una, di nuovo, aspettualità temporale che era molto più vicina a quella della lingua naturale e della geologia. Ogni tanto c'erano i terremoti, no? Ogni tanto c'era Michelangelo,
però noi viviamo in un'epoca in cui i terremoti sono ovunque, sono tutti i giorni, tanto che non li riconosciamo quasi più, non ci facciamo più caso, no? Allora, questa proliferazione di cambiamenti culturali e il fatto che il cambiamento culturale sia anche, come dire, diventato una moneta di marketing, perché quello che ci viene venduto in molti contesti è proprio il cambiamento, no? È proprio la novità. Noi viviamo in una economia della novità, no? Il fatto che questo sia diventato molto saliente dal punto di vista culturale, molto importante dal punto di vista economico, fa sì che noi, anche se non abbiamo vissuto negli anni 60, possiamo abbracciare il Novecento con i suoi stili, nella nostra coscienza, e facciamo qualcosa che facciamo in maniera quasi spontanea, anche se poi dal punto di vista storico, antropologico, forse non ha molto senso, cioè consideriamo le nostre culture come dei grandi animali, no? Una prospettiva, diciamo così, ocaricistica, di cui pensiamo che sono nati, che si sono sviluppati, che hanno raggiunto una fase nella quale avevano i muscoli tesi, forti, ma pelle lucide, eccetera, eccetera, e dopo sono cominciate ad aprire le rughe, no? È così che pensiamo alle nostre culture. Allora, noi pensiamo oggi che la cultura italiana abbia le rughe, cerchiamo dei cosmetici per cercare di non farle vedere, no? Uno di questi cosmetici è il vintage. Sono d'accordo con lei, appartenendo tutto il qua all'auditorio a quella generazione in cui per la quale il vintage per me è un ricordo dell'infanzia. Sì. Quindi senz'altro ci sono percezioni diverse rispetto alle persone più giovani, però la finalità è la stessa, come sì. Detto lei giustamente, dal punto di vista poi anche strettamente commerciale, con l'obiettivo si va a giocare su, allora, questa criticità del presente ovviamente preoccupa i giovani. Un certo verso, allora magari si cerca il risultato in un passato che comunque studiando si sa che è stato un passato felice e comunque per persone della mia generazione molto un po' risultato del passato, sì. Però cambiano le due modalità di partenza, però lo dico lo stesso, quindi poi la moda anche si codifica venendo incontro a un'esigenza che sì, questo è vero, però bisogna comunque spiegare la differenza tra la passione per le antichità, no? Che avevano, e descriveva per esempio Baudrillard in questo libro fondamentale del 67, mi sembra, Il sistema degli oggetti, no? In cui spiegava dal punto di vista sociologico ma anche semiotico le scelte nell'arredamento della buona borghesia francese dell'epoca, e tra gli elementi analizzati da Baudrillard c'era proprio la passione non soltanto per l'antico ma anche per il collezionismo, no? Adesso questi due elementi, cioè la passione per l'antico, l'oggetto antico, la passione per la collezione, sono praticamente scomparsi oggi per quanto riguarda invece il vintage. Il vintage costa oggi più dell'antico, spesso nel modernariato può arrivare a costare molto di più di oggetti di epoca che ormai non vengono più considerate come valide dal punto di vista estetico. Quindi quello che dice è verissimo, però bisogna, diciamo, dare una spiegazione al fatto che mentre i giovani degli anni 60 si ricollegavano al passato glorioso della Francia attraverso l'antico, no? Magari con delle velleità imperiali, delle velleità di esclusività monarchica, eccetera, eccetera, che non scompaiono mai nella società francese, oggi invece cerchi di recuperare non soltanto un passato, ma un passato per il futuro. Cioè, non interessa ricollegarsi al passato dei monarchi ghigliottinati, ma interessa invece ricollegarsi al passato, se vogliamo, dei genitori con uno stipendio. Allora, non so se ci sono altre domande, altrimenti vi do appuntamento a domani, sempre alle 10, sempre in questa stessa aula, dove continueremo la nostra riflessione sull'aspettualità. Vi ringrazio.